Salve, signor Perlam. Anche salve alla tua Viper, che è qualcosa di incredibile, sensazionale. La fai guidare e te la scavi. Bentornati, oggi io e Antonio Gargiulo, detto Hangar, potete seguirci entrambi sui nostri profili Instagram. Vi presentiamo Simona e la sua moto Yamaha o Yamaha R6. Bellissima, nera, bella, cattiva, strong. Sì, a me è piaciuta così, da subito. Bello, nero opaco e nero lucido. Sì, è un mix. Questa è la prima moto giapponese che portiamo sul canale. Sì? Sì, la prima R6, ma è l'ultima in realtà. È vero, perché non la fanno più ormai, la fanno solo da pista. E questa è una 2020. Sì, è l'ultima. Tu l'hai voluta così, l'hai ordinata così? Nera così, l'ho fatta uscire col cupolino fumé, con il portatarga così, okay. E il terminale a crapone. Ti stai anche allenando parecchio, sì? Sì, mi sto allenando con le pit bike, quindi sto facendo dei corsi ed è veramente anche quello una figata. Le moto sono delle motine, sono piccole e tutto, quindi è completamente diversa da questa. Certo. Però comunque ti insegnano parecchio la postura sulla moto, ti insegnano appunto come dare il gas, ti insegnano tante cose che non sono scontate, la postura dei piedi sulla moto. Verissimo, sì. È perché poi se a tuo agio su un mezzo piccolo, più facile, riesci a provare a pensare a dove mettere appunto i pesi del corpo, certo. Come muovere le mani, i piedi. Perché poi anche se dovesse appunto scivolare non succede niente, che nel senso... Sei già per terra. È la tua seconda moto? È la mia seconda moto, ho tenuto per un anno lo Z400, okay. Poi il mio sogno è sempre stata questa, quindi appena mi sono sentita più sicura, l'ho cambiata. Fatto benissimo. Sì. Questo è un pezzo doc, sì. Giusto, eh? È la moto degli amatori, la moto dei pistaioli. Assolutamente. In ogni autodromo ce ne sono a bizzeffe. E ti dico la verità, anche io ne ho avute, è una delle mie moto preferite, mi ha insegnato ad andare in pista anche. Quindi certo. È una moto che puoi usare sempre, che ha tanta possibilità, sì. di personalizzazioni. Se smalauguratamente succede qualcosa si trovano tanti ricambi. No, è la moto vero. Perfetta per andare in pista. Sì. Maledetto che sei. Ma cosa facciamo qua insieme? Che famo? Che cosa facciamo insieme? A dire il vero ancora non lo sappiamo cosa fa. Anzi ragazzi, visto che ci siamo, dateci voi un consiglio. Che cosa può fare il dottor Torrisi con Freddy? Cosa possiamo fare? Bom, 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 bom. E adesso torniamo in moto. Di sicuro non è il massimo guidarla fra le strade di Milano, ma non c'è niente da fare, questa moto mi fa divertire, credo che si sia vista. La sento mia, ci sto bene, mi sento a mio agio. Non c'è niente da fare, è una moto che è una bomba. Sono un amatore delle moto di media cilindrata che devi lasciar scorrere in pista, devi entrare forte a cannone in curva, che ti fanno vivere quella sensazione e quell'esperienza di velocità quando arrivi nel punto di corda. Quelle moto che devi imparare a guidare per bene, non a lasciarti trascinare dalla moto stessa. E poi volete mettere il gusto che si prova in pista quando con un R6 svernici qualche millona? Che non me ne vogliano le altre case costruttrici o le bellissime moto italiane. L'R6 non avrà la loro ciclistica, non avrà la loro frenata portentosa, ma ha un motore infinito che tira e va fortissimo ed un grandissimo telaio e soprattutto un'affidabilità degna della tradizione giapponese. Probabilmente dopo averci preso la giusta confidenza fra i cordoli, comunque si sarebbe intervenuti su ciclistica e impianto frenante. A quel punto si ha un'arma letale, il giusto compromesso per le tasche ed i gusti di tutti gli amatori. Quando arrivò nel 1999, riscrisse totalmente le regole. Potremmo dire che le vere moto sportive da pista di media cilindrata sono arrivate alla massa grazie a lei. Un modello super longevo che ha vinto decine e decine di titoli in tutte le competizioni del mondo. Qualsiasi ricambio tu stia cercando, se hai un R6 troverai una soluzione. Super affidabile, va fortissimo e costa il giusto per poterla preparare da pista. La formula perfetta per gli amatori di mezzo mondo.
Questa è l'ultima omologata su strada, la 2020, bella, estremamente giapponese. Un manga, un transformer giapponese arrivato all'improvviso, dopo anni di assopimento, ispirata alle linee della sorellona R1. Il motore è sempre lui, un 4 cilindri in linea di 599 cm cubici, con distribuzione doppio albero a camme in testa. Urla come un ossesso, si fa riconoscere, quando schizza circa 15.000 giri, è inarrestabile. Questa è omologata a 118 cavalli, strozzatissima purtroppo, rispetto ai circa 130 delle ultime versioni dal 2010 in poi, motivo per cui la Yamaha ha scelto da quest'anno 2021 di venderla esclusivamente per uso sportivo. In fondo, ragazzi, la Yamaha YZF R6 è sempre stata una R6 Race. Ti consiglio di sfruttare le offerte del Black Friday sul tuo telefonino, scarichi l'applicazione AutoDoc, selezioni tutti i pezzi di ricambio che ti servono per la tua moto, per la tua macchina, te li compri, però prima li devi mettere nel carrello. Puoi inviare un coupon ad un tuo amico e ne riceverai uno di 5 euro indietro. Cosa stai aspettando? C'è un'applicazione, scaricala sul tuo smartphone. Torniamo a noi. Ok, è ora di cena, ragazzi, a Milano la cotoletta. Quando l'hai guidata per la prima volta, sì, che sensazioni ti ha dato? Allora, quando l'ho guidata per la prima volta, sicuramente la sensazione di esserci sopra mi spaventava anche molto, ecco, la prima volta che la guidavo, quindi mi spaventava, però ridevo dentro da sola, ecco, perché ero molto felice, okay. Perché comunque già solo esserci salita, iniziare, vuol dire che stai iniziando già qualcosa. Perché questa è la tua seconda moto? È la mia seconda moto, ovviamente l'altra moto era completamente diversa, questa è molto carenata, la mia, qui prima era scarenata, è un 600, quella di prima era un 400, okay. E sicuramente molto diversa. Beh, immagino. Tu invece? Sai perché? Perché io l'R6 l'ho avuta, quindi è una moto con cui sono cresciuto soprattutto in pista, quindi ti posso dire che ora, che ne sto guidando anche varie, è una moto che mi mette a mio agio. Cioè proprio salgo e dico tranquillo, non mi spaventa per nulla ed è sempre bella. Certo. È una moto che dico sempre originale, si intende. Certo. Non eccelle in niente di particolare, però c'ha un grandissimo motore, che poi forse è la punta di diamante di questa moto qua, ma è una base perfetta per personalizzartela, per andare in pista, per customizzarla, per farti il tuo set, no, da, a livello ciclistico, la tua seduta sulla sella, il modo, certo, in cui la puoi guidare. È la moto perfetta per l'amatore. Cioè proprio, infatti, è quella con cui se vai in un autodromo sono tutte, quasi tutte R6. Certo. Ok. Che poi tu vai sempre in giro in moto, quindi invece che quattro ruote preferisci le due, sì, mi sa. Sì, assolutamente sì. Diciamo che anche col freddo, diciamo che io poi sono freddosissima, però il freddo quando sono con lei passa in secondo piano, perché cioè è proprio, ti dà adrenalina, ti dà quell'adrenalina che tu vuoi sempre di più. Secondo me è solo chi ha la moto può capire la sensazione che dà. Per dire, mesi come dicembre, gennaio, che a volte veramente è solo pericoloso che usarla in strada, mi manca proprio, cioè lo sento che non vedo l'ora di riusarla, perché diciamo che da quando ho preso la moto che ho capito che era quella la mia strada, ecco, nel senso, comunque ormai per me appunto la moto è uno stile di vita, cioè mi rappresenta, mi sono trovata, ecco, non so come spiegare, quando trovi un po' te stesso, io quando ho lei o la moto mi sento una persona diversa, mi sento completa, ecco, non penso che mi manchi qualcosa, ci sono tante altre cose da realizzare, però questo per me è già tanto. Tanta roba. Quando sono su la sento proprio in realtà appunto come un momento intimo tra me e lei, in cui so che lei è mia, so che possiamo fare tante cose insieme, ecco, forse è quella la sensazione, cioè mi sento come se fossi con un essere umano, anche se, certo, non lo è, e quindi bisogna sempre stare attenti, bisogna... Beh, come dice sempre Valentino, le moto hanno un'anima. È vero, è ecco, vero. Secondo me sì, è vero, ha proprio ragione Valentino. Lei che anima ha, secondo te? Lei ha un'anima sia molto cattiva, sia però molto anche dolce.
Ah sì, così? Sì, sì, un po' dottor Jekyll e Mr. Hyde. Sì, sì. In effetti un po' è vero, perché questa qui se stai sotto i 10.000 è dottor Jekyll, se vai sopra è sì, Mr. Sì. Hyde. E tu oggi che l'hai guidata cosa ne pensi? Sai che ti dico? Che sono stato proprio bene. Innanzitutto negli anni ho notato che molte case costruttrici sono andate a lesinare, no, in alcuni particolari, a risparmiare su alcune cose. Molte moto sono plasticose. Un po' è successo anche sulle Yamaha, in alcuni piccoli dettagli. Però quando la guidi, no, quando sei al comando, questa mi dà ancora le stesse sensazioni delle R6 degli anni addietro che ho avuto e che ho potuto guidare. Quindi mi piace, c'è un feeling analogico, vero? Mi piace come reagisce al gas, mi piace come risponde a tutti i comandi che puoi dare. Mi è piaciuto molto il cambio, sempre molto preciso. Questa c'ha il quick shifter, funziona bene da questo punto di vista. E visto che ultimamente ne sto guidando varie di moto anche molto più potenti, ti dico che oggi mi ha fatto ritornare la voglia di avere di nuovo un R6. Perché ti permette di esprimerti, di andare anche a cercare il tuo limite senza mai metterti in imbarazzo. Giusto. Gran bella moto, la moto con cui puoi fare tutto. È una moto che di base, come esce da stock, dalla fabbrica, è più che onesta, cioè con rapporto qualità-prezzo inarrivabile, inarrivabile. E da lì puoi lavorare poi per raggiungere delle eccellenze incredibili, ecco. Grazie Simo di esserti fidata di me, di avermi lasciato la tua moto. Ok. E soprattutto sono super contento finalmente di avere una donna biker sul canale Officina del Pilota. Grazie. Tutti sti uomini non se ne potevano. No, è vero ragazze, dovete provare ad andare in moto almeno una volta, così potete capire di cosa parlo. E dovete assolutamente iscrivervi al canale di Matteo Officina del Pilota. Bene, questo video termina qui, mettete like, lasciateci un milione di commenti e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao! Ok, questo è venuto. Sgassi in bin, camodo, fiamme blu.